Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. A causa dell'esagerato numero di domande che mi avete fatto sull'argomento, ho deciso di affrontarlo in un video dedicato. Questo argomento è il Binance Launchpad, la piattaforma di token sale dell'exchange Binance che ultimamente sta spopolando, immagino a causa dell'elevatissimo ritorno che i token venduti lì sopra fanno al momento del listing sul mercato. Quindi tantissimi di voi mi hanno chiesto: ma come funziona, come si fa a partecipare, come faccio a fare questo passaggio, quest'altro, eccetera eccetera, e quindi ho deciso di dedicare un video. Sapete che poi io nei video affronto tutti i dettagli, anche quelli che non servono magari, ma preferisco un dettaglio in più che uno in meno, dove vi spiego appunto dalla A alla Z come si utilizza questa piattaforma e come si fa a partecipare alle Initial Exchange Offerings. In particolare ho diviso il video in tre sezioni. La prima, dove spiego che cos'è il Binance Launchpad, per chi non lo sapesse, vi spiego lo scopo e il senso di questa piattaforma. Nella seconda parte, quella più corposa, vediamo come la si utilizza, come si partecipa alle Initial Exchange Offerings cercando di massimizzare la possibilità di vincita, diciamo così. E infine ci poniamo una domanda, ovvero conviene partecipare oppure no e con quali criteri, e affrontiamo anche questa tematica. Ho cercato di fare un video il più completo possibile sull'argomento e quindi spero che lo apprezziate. A tal proposito, se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per mostrarmi che lo apprezzate, incentivarmi sempre a continuare a produrre contenuti di qualità in maniera, come sempre, completamente gratuita. Iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche ogni qualvolta un nuovo video contenuto sia a disposizione. E iscrivetevi anche ai miei social, che trovate tutti quanti in descrizione, ognuno ha dei contenuti particolari per sé. Seguitemi e andiamo a vedere come si utilizza e perché utilizzarlo il Binance Launchpad. Il Binance Launchpad è la piattaforma proprietaria appunto dell'exchange Binance per gestire le Initial Exchange Offerings o IEO. Un Initial Exchange Offering è il nuovo modello delle vecchie ICO, che sono passate abbastanza in disuso per problemi fondamentalmente di affidabilità, che non si sapeva mai se ci si metteva nelle mani di scammers oppure no, e quindi l'evoluzione ha portato appunto alla nascita delle IEO, ovvero delle vendite iniziali di token che vedono gli exchange come intermediari, diciamo così, garanti di fiducia tra il progetto e l'acquirente. Quindi l'exchange si occupa della parte più noiosa, tra virgolette, ovvero la verifica del fatto che il progetto sia affidabile, che dietro ci siano persone che ci stanno lavorando, che hanno un piano, che hanno una roadmap fattibile, concreta, e soprattutto la stanno seguendo. Si occupano di fare della ricerca, di capire chi c'è dietro, gli investitori che ci sono dietro, insomma, fanno tutta questa procedura di selezione, garantendoci che il progetto che ci viene proposto sulla piattaforma di vendita di token sia affidabile e comunque abbia una ragion d'essere, quindi che sia un progetto davvero utile all'ecosistema. Quindi, una volta fatta questa selezione, questa analisi, in questo caso Binance Launchpad o la piattaforma di IEO si occupa di una sorta di incubazione, ovvero mette a contatto direttamente investitori con il team di raccolta fondi di vendita del token. Questo è appunto un modello di vendita pubblica che permette a tutti gli utenti dell'exchange, tramite un'unica piattaforma che è appunto l'exchange stesso, di partecipare a queste vendite iniziali, quindi semplifica in maniera estrema il procedimento. L'account è il medesimo di Binance, quindi non serve creare nuovi account, non serve fare nuovi KYC da dare a chissà chi, si rimane sempre su una piattaforma che ci è familiare. Quindi adesso passiamo alla parte corposa di questo video, ovvero come si fa a partecipare a una token sale tramite Binance Launchpad, che è la cosa che ci interessa di più, che mi avete richiesto di più. Lo vediamo passo dopo passo con tutto quanto spiegato nel dettaglio. La prima cosa da fare, chiaramente, se non si è ancora utenti su Binance, è la creazione di un profilo, che si può fare o da direttamente dal Launchpad, vedete c'è l'iconcina perché io sono già loggato. Se non fossi loggato ci sarebbe scritto login o sign up. Si fa sign up, si crea il proprio profilo, basta un'email e una password, si fa una procedura di registrazione molto molto semplice e basta. Una volta fatto si ha il profilo che ci permette di utilizzare tutte le applicazioni di Binance, quindi l'Exchange, l'Academy, eccetera eccetera, e il Launchpad, che è quello che ci interessa oggi. Non è sufficiente fare
un profilo non verificato, ma è necessario fare una verifica della propria identità, una procedura di KYC, Know Your Customer. Questo perché? Perché per legge è imposto all'exchange che si occupa appunto delle vendite iniziali di token e quindi se ne addossa anche gli aspetti legali, è imposto di raccogliere l'identità, di verificare gli acquirenti stessi, perché effettivamente i token venduti sono equiparabili ad asset finanziari e soprattutto, ecco, è necessario che gli acquirenti, i partecipanti alla vendita, facciano parte di un insieme di stati, di paesi nella quale ciò è ammissibile, perché se ci fate caso, adesso sto entrando un po' nel dettaglio qui, adesso ignorate tutto ciò che vedete perché ve lo spiegherò tra poco un po' più nel dettaglio, però volevo farvi vedere che qua dove vedete participation checklist è una sorta appunto di checklist dei requisiti per poter partecipare, la verifica dell'identità che abbiamo detto adesso, e serve proprio per vedere il paese dal quale l'acquirente proviene. Vedete, c'è una lista di paesi la cui legge vieta l'acquisto di token in vendite iniziali e quindi ovviamente l'exchange, che ha la responsabilità di rispettare le leggi in corso, deve verificare che noi non facciamo parte di questi paesi. Quindi questo è quanto. Una volta che si hanno questi prerequisiti, si può partecipare alle vendite iniziali e adesso vediamo come e quanto si può partecipare in base alle regole che ci sono. Le regole evolvono nel tempo, sono evolute nel tempo con lo scopo di migliorarsi sempre, perché inizialmente c'era una regola di first come first served, ovvero il primo che arriva, cioè lanciavano la vendita e i primi che riuscivano ad acquistare i token erano i primi ad averli e poi ovviamente esaurivano subito e ahimè la domanda veniva soddisfatta da poche persone. Questo restringeva in maniera esagerata la forbice dei possibili clienti, dei possibili acquirenti dei token, e non era equa, quindi è stata evoluta con un metodo a lotteria le cui regole anche in questo caso sono molto dinamiche, sono in cambiamento. Inizialmente la base è che la detenzione di BNB influenza direttamente il numero di token che si può acquistare con il metodo a lotteria, quindi più BNB si hanno, più biglietti della lotteria si possono ottenere e quindi più probabilità di essere estratti si possono avere alla fine, alla pesca dei biglietti vincenti. Inizialmente la lotteria era prevista, cioè, o meglio, la domanda dei ticket della lotteria era stata sottostimata, tant'è che erano state create soltanto 5 fasce di detenzione di BNB ed erano un massimo di 5 biglietti che poteva reclamare ciascuno. Però così facendo appunto si era sottostimata la domanda, si è visto che la domanda effettiva era molto molto alta, i biglietti vincenti erano molto pochi rispetto ai totali reclamati e quindi sono state modificate ancora le regole. Le regole attuali, che ve le mostro perché insomma sono molto utili da sapere, prevedono, se voi cliccate sul progetto, tra l'altro ve le fa vedere direttamente, eccole qua, allora le regole della detenzione di BNB prevedono 10 fasce, queste qui vedete, in base al numero di BNB che si possiedono, e attenzione, si possono possedere nel wallet dell'exchange, nei sub-accounts, sapete che c'è questa struttura d'albero degli account di Binance, oppure anche nel margin wallet, però attenzione, se li si detiene nel margin wallet, la quantità è da dividere per 3, che è la leva massima che Binance permette sul margin trading, quindi totale dei BNB sull'exchange più totale dei BNB sul margin wallet diviso 3 più totale dei BNB nei sub accounts, sempre con la regola exchange 1 margin 1/3. E attenzione, se abbiamo degli ordini aperti anche che magari coinvolgono i BNB ma non ancora eseguiti, quei BNB contano come se ce li avessimo nel wallet sull'exchange, quindi è importante anche questo. Vedete, in base al bilancio calcolato in questo modo su media giornaliera, perché c'è un periodo di calcolo che per il token sale attuale è di 15 giorni, però dal prossimo progetto diventerà di 30 giorni, quindi verrà fatta una media ogni giorno
di quanti BNB si hanno, alla fine dei 15 giorni o dei 30 giorni del periodo di calcolo, la media calcolata andrà a definire quanti ticket possiamo reclamare. Quindi vedete, qua c'è anche un esempio che fa vedere giorno per giorno quanti BNB si avevano. Alla fine viene fatto il calcolo dei 15 giorni, la media è questa, e quindi si ricade nella prima fascia con un ticket reclamabile. Le regole quindi sono molto semplici: più BNB si hanno e più c'è possibilità di essere estratti, di avere più biglietti e quindi di essere estratti. Il massimo, la massima fascia finora è sempre stata con più di 500 BNB, che insomma è una cifra, penso sia sui $15,000 di controvalore, è una cifra considerevole, però sicuramente è un incentivo a fare holding dei BNB. Tra l'altro, ecco, bisogna fare holding proprio perché il calcolo avviene su un periodo esteso, sarà di 30 giorni dal prossimo progetto, e tra l'altro durante una giornata viene fatto uno snapshot ogni ora in un momento casuale, e alla fine delle 24 ore viene fatta la media, e quello determinerà il numero di BNB registrati per il giorno 1. Quindi ecco, questo per evitare che vengano fatti dei movimenti magari tra più account volti a raggirare questo sistema, ecco, è per farlo il più equo possibile. Quindi fondamentalmente è un incentivo a holdare i BNB, diventa una sorta di piccolo dividendo, se vogliamo vederla in questo modo, ok? Quindi più BNB si hanno, più c'è possibilità di partecipare alla token sale. Abbiamo visto le regole come funzionano, quindi possiamo ritornare, vedete, al nostro progetto. Quindi una volta che noi abbiamo completato la verifica dell'identità e i prerequisiti, qua dovremmo avere verde, verified, verified. Ci sono questi momenti, diciamo così, il preparation period, che è la prima parte, che è laddove appunto bisogna depositare, avere i BNB, e durante il quale viene fatto il calcolo, durante il preparation period. Terminato il preparation period, abbiamo la fase di reclamo dei ticket, quindi in base al numero di BNB che si hanno avuto, vedete qua viene raffigurato il proprio dettaglio in particolare, alla fine in base a questo c'è il numero di ticket che possiamo richiedere e dobbiamo fare claim tickets, ok? Quindi bisogna ricordarsi alla fine di fare claim tickets, altrimenti non si richiede i ticket per cui poi magari essere estratti. Quindi una volta richiesti i ticket, aspettiamo che vengano estratti quelli vincenti, e una volta che ciò viene fatto, bisogna assicurarsi di avere i BNB ovviamente nel proprio balance, nel proprio wallet, in modo da vederli scambiati con il token. Quindi ad esempio in questo caso un ticket, vedete, vale $500. Supponiamo che alla fine io avevo tanti BNB, per cui è stato estratto un ticket dei miei e ho vinto, quindi ho diritto a $500 di controvalore di token. Devo essere sicuro di avere un controvalore di $500 almeno in BNB nel mio wallet, in quanto quelli verranno prelevati e mi troverò al loro posto il token. Quindi questo è quanto: vengono annunciati i risultati e poi il token viene messo direttamente nel wallet di colui che ha vinto. Questo è quello che avviene. Dopo pochi giorni, solitamente dall'annuncio dei risultati, viene aperto anche il mercato e quindi si può iniziare a vendere oppure acquistare altri token di questo tipo. Direi che questo è quanto. L'ultima cosa interessante è: conviene partecipare alla fine? Ha senso partecipare a queste initial exchange offerings? Allora, bisogna ovviamente fare la propria ricerca, perché chiaramente se un progetto viene selezionato da Binance significa che già loro hanno fatto un bel po' di ricerca sicuramente e si sono assicurati della bontà del progetto. Chiaramente uno deve avere ben in testa perché sta partecipando, quindi capire se vuole semplicemente sfruttare l'hype della vendita del token e magari cercare di vincerlo per poi venderlo al prezzo più alto possibile e incassare il gain, perché vuole holdare, insomma, perché gli piace il progetto e quant'altro, perché sono tutti progetti che hanno un ottimo potenziale anche nel lungo periodo. Una cosa che secondo me vale la pena
verificare è la tokenomics, quindi la distribuzione dei token nel tempo, perché spesso e volentieri, oltre alla vendita del launchpad, vedete, i token vengono distribuiti in altri momenti, ad esempio nelle cosiddette seed sale piuttosto che strategic sale, insomma delle sorte di prevendite private che appunto sono state eseguite, sono già state eseguite e quindi esulano dai token del launchpad. Quindi bisogna capire se queste vendite possono influenzare il prezzo futuro. Chiaramente se i token vengono svenduti a un prezzo bassissimo e poi noi sul launchpad li compriamo 10 volte tanto e quei token possono essere venduti da subito, ci aspettiamo un dump fin dal giorno 1. Quindi facciamo un esempio per questo progetto qui, vedete, Perlin, l'ultimo. Il prezzo della token sale sul launchpad sarà di 0,077 dollari. Possiamo vedere che c'è stata una private sale, una strategic sale e una seed sale, quindi sono state tre prevendite private. La seed sale è quella a prezzo minore, ovvero 0,00, no, 0,06 dollari, 6 centesimi a token, è minore del prezzo del launchpad. Tuttavia, il seed sale, vedete, tiene bloccati i token per 12 mesi, poi ne sblocca il 20% ogni 6 mesi, c'è una diluizione di questo tipo, lo vedete nel grafico. Se evidenziate seed round, vedete che i puntini grigi rimangono a zero fino ad agosto 2020, che sono i 12 mesi. Dopodiché un po' alla volta vengono sbloccati, quindi va bene così, è accettabile che il prezzo sia più basso perché implica il fatto che uno li debba holdare per almeno 12 mesi. Strategic sale, al contrario, non, cioè c'è uno sblocco del 40% dei token immediatamente, vedete, strategic sale è la parte grigio chiaro, c'è lo sblocco della prima parte, poi un po' alla volta di nuovo di diluizione nel tempo. Tuttavia il prezzo della Strategic Sale è 12 centesimi, è quasi il doppio del prezzo del launchpad. Infine, la private sale addirittura 20 centesimi a token e non c'era nessun tipo di blocco, ok? Quindi private round, vedete, è sempre lì disponibile. E quindi insomma, qua direi che la tokenomics è ottima e incita così coloro che hanno acquistato in anticipo a holdare i token per vedere, cioè per almeno godere degli sviluppi del progetto e non alla svendita iniziale. Queste sono delle considerazioni che vanno fatte, ma chiaramente nella stragrande maggioranza dei casi ci avrà già pensato chi gestisce la token sale perché non vuole vedere un dump e poi il progetto morire. Magari sì, nei primi giorni, nei primi periodi ci sono sicuramente delle grosse turbolenze dovute all'immissione di un nuovo token sul mercato, all'hype dei partecipanti al launchpad e quant'altro, però poi nel tempo sapete bene com'è lo sviluppo del prezzo dei token i cui progetti sono veramente validi. Quindi io direi che non ci sono alcune controindicazioni a partecipare, l'unica cosa è di riuscirci perché è davvero difficile, ci vuole un po' di fortuna e ci vogliono tanti BNB, quindi è sicuramente un incentivo a holdare questo utility token. Se avete domande, dubbi e quant'altro, mi raccomando, fatemeli qua sotto nei commenti e io vi risponderò e cercherò di esservi di aiuto. Un carissimo saluto e alla prossima!